la nona posizione in classifica e soprattutto la non reazione che ha fatto seguito alla sconfitta con la Carrarese ci ha fatto prima riflettere e poi prendere in esame il cambio, l'avvicendamento tecnico e abbiamo pensato che l'unica soluzione, la soluzione più giusta potesse essere quella di mister Sannino, allenatore, uomo di grande esperienza, uomo in cui ho riscontrato e ho trovato la mia stessa determinazione. Allenatore le cui squadre sono sempre state arrebanti intense e di certo uomo che si contraddistingue per personalità, carisma e carattere. Il fatto di essere venuto a Novara in un momento così, io è normale che vedo e sento, no? Sento anche l'aria. Ci si aspettava tanto, le aspettative sono tante da parte degli sportivi, ma anche della società. Credo che vogliono fare il massimo per tornare nella categoria che più gli compete. E negli ultimi anni non so cosa sia successo, però quello che interessa a me in questo momento e cercare di dare il massimo in questi 3 mesi e mezzo, 4 che ci sono. E come voi sapete, io ho voluto fare un contratto che comprendesse soltanto questo periodo. Perché è troppo semplice andare in una società quando mancano 3 mesi, 4 mesi alla fine, e credo che tutti gli allenatori chiederebbero questo più un altro anno. A questo il direttore mi deve dare atto, io ho subito detto guarda, ai progetti credo poco, perché poi dopo sento anche attraverso tante situazioni, ma allora vuol dire che Novara non ha un progetto, non è così. Il calcio è talmente veloce, è una centrifuga, che adesso ci sei, domani non ci sei più, ma per tanti motivi. Io credo che in questo momento Novara sia soltanto bisogno di una persona, di una società, di giocatori e tutte le componenti, anche tifosi, che spingono per cercare di fare un qualcosa di importante in questi 4 mesi.